Ed eccoci insieme a Andrea Sereni, uno degli aretini della formazione dell'Arezzo. Siamo qui in una serata in cui abbiamo visto alcuni risultati delle altre squadre e abbiamo visto che non sono così male, salvo forse la vittoria di Ventella. La sconfitta di Ventella. Era meglio la vittoria, io pensavo alla vittoria. Volevo che vincesse. Questo vuol dire che la Pro Patria è... Sicuramente la Pro Patria è una squadra ostica da affrontare, quindi sono tutte partite difficili. Questo sta a dimostrare che non c'è niente di scontato, ecco, quindi a giovedì toccherà a noi affrontare l'Entella, che è, diciamo, la prima della classe, se lì ha dimostrato durante l'arco. Lo sarà anche venerdì? Noi andremo là per fare sicuramente la nostra partita, ci stiamo preparando al meglio e per cercare di fare un'ottima partita e magari un risultato positivo, sicuramente con la consapevolezza di poter anche vincere la partita, e poi vedremo, sarà il campo a giudicare, a dirci come andrà. Sicuramente noi andiamo là senza paura per cercare di ottenere il massimo. Intanto, puntando a questo quarto posto, come diceva dal canto, siamo al quinto. dal settimo in mezza giornata siamo passati al quinto. La senti la possibilità di arrivarci? Noi abbiamo le ultime due partite, oggettivamente, che in teoria il calcio non è solo teoria ovviamente, ma è pratica sul campo, però in teoria le abbiamo con due squadre che motivazioni non ne hanno, oggettivamente. Sicuramente non ci sarà niente di facile, noi prepareremo, adesso dobbiamo pensare a giovedì, all'Entella, e poi penseremo a quelle che verranno successivamente, una partita alla volta. Andranno affrontate sicuramente con il massimo impegno e con la massima concentrazione, che sono comunque partite che ti riservano sempre degli inconvenienti, quindi meglio, ripeto, adesso giovedì pensiamo all'Entella e poi affronteremo al massimo quella che sarà Gozzani Pistoiese, ecco, senza sicuramente non abbassando la guardia neanche di un centimetro. L'Entella indubbiamente cercherà la partita dell'anno contro di noi, perché dovendo incontrare Piacenza, che è a un punto in questo momento, dovendolo incontrare a Piacenza, è chiaro che in questo momento direi che quasi quasi il favorito diventa Piacenza. Ma sai, questo lo vedremo poi alla fine, farà la partita dell'anno, anche noi andremo lì per fare la nostra partita e per cercare di vincere. Battaglia, quindi, sempre, battaglia. Quindi nessuna paura, nessun timore rispetto di una squadra forte che ha dimostrato dall'inizio campionato di avere dei valori importanti, ma senza nessun tipo di paura. Tu fino ad oggi non hai avuto occasione di scendere in campo, ma si potrebbe presentare questa possibilità anche già giovedì o in qualsiasi partita. Sei pronto? Ti senti in forma? Io mi sto allenando. Sicuramente sarà il mister a decidere come e quando, quello non spetta a me, l'importante è quando sarà, se ci sarà la possibilità di farsi trovare pronto. E quindi in questo momento più che il singolo è importante il risultato della squadra e del gruppo, quella è la cosa più importante, poi il singolo viene dopo, ecco. L'importante è che il gruppo e la squadra facciano bene e ottengano i massimi risultati che si possono ottenere da quella fine. Grazie Andrea Sereni per la disponibilità. Prego, grazie a voi. Il nostro capitano ha l'ennesima cena, perché il nostro capitano è richiesto, molto richiesto alle cene, dico bene? No, questa è una cena di beneficenza. Ed è un piacere, no, ci mancherebbe altro, sì, perché poi comunque insieme a me ci sono anche altri miei compagni, che questa squadra, certo, ecco, anche fuori dal campo è sempre disponibile. È sempre a disposizione, è vero, infatti loro partecipano a un sacco di eventi e anche di situazioni che hanno a che vedere col sociale, importanti, che danno un po' di gioia anche a chi magari vive momenti, diciamo, poco gioiosi. Assolutamente sì. Stasera noi siamo qui perché non c'è la partita. Abbiamo vinto. O c'è stata? 3-0. 3-0, sì. Ma ho detto a Carlo che era la prima tripletta che faceva. Ah, benissimo. Beh, stavamo facendo un po' chi doveva prendersela questa tripletta. Ecco, Carlo. Va bene che se la prende Carlo, che non ha mai segnato, ha fatto la prima tripletta. Sono contento per lui. Insomma, è andata benino, salvo che l'Entella ha vinto. Ha perso, dico. Scusa. Ha perso. Noi non dobbiamo guardare né all'Entella né a... Noi dobbiamo guardare una per volta. Beh, la prossima è l'Entella e...
bene. Li troveremo più arrabbiati, ma noi ecco, ci abbiamo da fare il nostro percorso. Okay. Non è che si può guardare all'Entella, no, e chi è l'Entella? No, diciamo. L'Entella è la squadra che doveva ammazzare il campionato, ma così non ce la poteva fare perché ha fatto troppe partite, le sta pagando. Ma perché poi un girone, a mio avviso, molto equilibrato e difficile, perché qui veramente si decide il campionato all'ultima giornata. Solo che loro ora anche le posizioni per i playoff, fino all'ultima partita, qui c'è da loro, intesi come Entella, ora hanno lo scontro diretto con Piacenza a Piacenza. C'hanno un punto di vantaggio in questo momento, sì. Dopo che ha giocato con noi, ne hanno sono due punti indietro. Speriamo, perché andremo sicuramente in casa della capolista. Cosa senti per questo giovedì? Ecco, vedo comunque che la vittoria di Alessandria non ci aveva fatto perdere entusiasmo, perché quello abbiamo sempre avuto, però ecco, ci dà quello sprint in più per affrontare le prossime tre partite. Sento, e la prossima è... Sento una buona aria, capito? Speriamo. Siamo molto positivi. Abbiamo intervistato Lamma, abbiamo intervistato... insomma, in settimana ho sentito qualche tuo collega. Ma la squadra, questa veramente, non è che ha bisogno di conferme, ma c'è un umore e un entusiasmo tra di noi veramente... Poi si è cominciato a segnare così... Chi mi ferma? Speriamo di continuare. Tre gol così belli. No, sarà mai veramente tre gol in un'unica partita, dai. Veramente è stata una cosa bellissima. Ti lascio alla tua splendida famiglia. Qui ci sono marmocchie, moglie. Quindi... la mia è lunga, perché moglie, tre bambini. Appunto, è numerosa, voglio dire. Tre bambine. Siamo precisi, ora manca il maschio, insomma, si stanno organizzando. Non ci sarà. Grazie a te, Gianni.